Buongiorno a tutti cari amici, oggi andiamo avanti con i nostri oroscopi a sorpresa, oroscopi dell'amore, ne abbiamo già fatti tre, andiamo avanti con i prossimi, quindi vedremo questa volta la nostra scatola che cosa, quale segno uscirà e poi lo svilupperemo. Ovviamente farò due varianti, una dedicata ai single e l'altra dedicata alle coppie, ai ritorni. E niente, questo più o meno. Allora, vengo da voi. Quindi andiamo avanti. Scegliamo il segno prossimo. Vediamo qual è il prossimo segno per voi. Scorpione. Allora, tocca il segno dello scorpione. Allora, gli amici dello scorpione, tra l'altro anch'io sono scorpione come voi, quindi anch'io ascolterò, mi ascolterò, vedrò che cosa, se mi corrisponde qualcosa. Allora, metto via, vediamo se si vede, non si vede, si vede, ok, lo mettiamo qui nell'angolo in modo che si possa vedere. E allora, intanto vi dico che siete sul canale di Perla, il vento cambia direzione e ovviamente ne approfitto per salutare tutti gli amici, tutti quelli che già mi conoscono e anche quelli nuovi del canale. Benvenuti a tutti voi. Partiamo dai single che stanno aspettando una persona nuova. Vediamo se arriva finalmente questa persona nuova per noi dello scorpione. Vediamo se arriva una persona nuova per noi entro il ragionevole tempo, sempre di 2 mesi. Qui parliamo solo dell'amore, è un oroscopo solo dell'amore. Vediamo un attimino. Arriva quindi una persona nuova per noi? Vediamo. Vediamo queste due carte cosa ci dicono. La luna. 7 di denari. Diamante. Allora, in questo momento noi single stiamo da una parte noi stiamo aspettando questa nuova persona, abbiamo avuto tante disavventure amorose, amori che non sono finiti bene, alcuni non sono neanche cominciati, no? Perché magari credevamo che l'altra persona ci corrispondesse, mentre poi dopo il primo fuoco iniziale si è dileguata, come tante volte accade, no? Quando l'altra persona si accorge che tu sei interessata, all'improvviso perde l'interesse e scompare, come sempre capita in alcune storie, oppure amori che finiscono male, no? Un altro classico, no? Dell'amore che sembra che sia che cosa, ma poi in un modo o nell'altro va a finire. E quindi noi abbiamo una certa incertezza con questa luna per il futuro, perché non sappiamo, siamo un po' disilluse, non ci crediamo più, e però diciamo che comunque in un certo qual modo ci crediamo ancora, però siamo altalenanti, da una parte ci crediamo ancora, dall'altra siamo sfiduciate, però non abbiamo perso le speranze. Ok, queste 3 carte, però adesso le sviluppiamo tutte e 3. Allora, vediamo in corrispondenza della luna cosa mi esce. Corrispondenza della luna. Abbiamo un 10 di bastoni, un 7 di coppe. E un'imperatrice. Allora, diciamo che in questo periodo preciso in cui vi sto parlando non ci stiamo molto dedicando all'amore, per così dire, noi single, perché non c'è nessuno all'orizzonte che ci interessa, magari abbiamo dei corteggiatori però, e poi o anche se ci sono non li vediamo, ma ci stiamo più occupando del lavoro, delle situazioni magari familiari, di noi stesse, del nostro spirito, della nostra anima, del nostro corpo,
Quindi magari non tanto ci pensiamo all'amore, anche perché non c'è nessuno che ci interessa veramente. E non ci guardiamo neanche intorno. Ma questo non guardarci neanche intorno potrebbe essere una cosa non bella, perché potrebbe esserci qualcuno ed interessante, ma che noi non vediamo, e non guardandoci intorno perdiamo qualunque possibilità, perché la carta, se ti dico proprio la carta, anche della perdita, delle possibilità, del fantasticare, ma che poi non porta a niente, perché se tu non guardi intorno a te non vedi nessuno e non concludi, non conosci neanche, oppure non vedi neanche quelli che ti corteggiano, magari non li prendi in considerazione. Siamo molto prese da noi, come vi dicevo, e stiamo pensando al nostro futuro, a quello che di bello ci può offrire il futuro, che effettivamente ci appare radioso, quindi noi siamo un po' già proiettate in questo futuro e ci siamo magari buttate sul lavoro e sull'ambito familiare. Vediamo il perché di questo 7 di denari. Che cosa sviluppa 7 di denari? Vediamo a cosa si riferisce. 10 di denari. Sei di bastone. E 9 di denari. Sì. È come se noi ci fossimo completamente chiuse, diciamo dal punto di vista dell'amore, perché è come se noi ci fossimo veramente buttate, pensiamo solo, forse un po' troppo alle cose materiali, lavoro, soldi, come fare tanti soldi, trovare il modo di fare tanti soldi, ce la caviamo da sole, siamo indipendenti, stiamo anche realizzando delle buone cose, dei nuovi progetti, quindi in un certo qual modo ci sentiamo come questo signore su questo cavallo vittoriose e trionfanti. Però nel fondo del nostro cuore c'è una certa un certo senso di abbandono per questo amore che non arriva. Quindi da una certa parte siamo diventate fredde, altere, un po' come questa persona qui della carta, cioè non tanto ci fidiamo più e ci aggrappiamo un po' più alla la materialità, a quello che possiamo realizzare. Vediamo il perché però di questo carta qua degli amanti. 5 di bastoni, perché ci sono gli amanti, allora ci sono gli amanti perché allora, a dispetto del nostro modo di essere, modo di fare, arriverà qualcuno di nuovo nella nostra vita, una persona che, come possiamo dire, sarà un colpo di fulmine, cioè nel senso che ci invaghiremo subito di questa persona che arriverà su questo cavallo con la sua proposta amorosa e che da subito ci colpirà proprio al cuore, nel profondo. Quindi passeremo da questo stato del non ho bisogno di nessuno, di nuovo allo stato pietoso di donna profondamente innamorata. Vediamo però come andrà questa nuova situazione amorosa. Come andrà? Lui è un re di bastoni, l'uomo che conosceremo. Noi usciamo come regine di bastoni. Questa persona potrebbe andarci a pennello, perché usciamo come re e regine di bastoni. Quindi questa persona potrebbe essere quella giusta per noi, adatta a noi, che potrebbe comprenderci. Forse anche per questo c'è questo tre di spade. Questa persona ci colpisce, ci colpirà profondamente nel profondo, questa persona nuova che noi conosceremo, che potrebbe avere tutte le caratteristiche per piacerci. Vediamo qualche altra cosa.
sempre per i simboli dello scorpione. Allora, nel momento in cui questa persona vorrà di più da noi, quindi qui parliamo del momento in cui diciamo inizia la relazione e poi a un certo punto la persona vuole di più, no? Vuole, magari ci sarà la proposta di convivenza da parte di questa persona, no? Proprio di andare a vivere insieme. Allora a quel punto là noi nicchieremo, perché vedo che ci sono questi due, quindi probabilmente non saremo molto convinte di voler fare questo passo, perché una cosa è rimanere a casa tua e uscire con una persona, diciamo nel tempo libero, o comunque rimanere comunque attaccata a quello che tu hai. Una cosa è andare a convivere, quindi andare a vivere con un'altra persona dividendo tutto. E quindi è come se noi a un certo punto non vorremmo staccarci da quello che abbiamo costruito. Quindi saremmo dubbiose, non sapremo se accettare fino in fondo questa persona. Ok? Perché questa persona a un certo punto farà questa proposta. Quindi poi starà a noi decidere, in base alla persona che conosceremo, se attuare o no questa cosa. Però la cosa potrebbe farsi veramente seria. Vediamo se le carte sanno dirci in là come potrebbe andare a finire. Ma qua parliamo di tanto tempo, però ci proviamo. Abbiamo la carta delle difficoltà. No, allora, è una paura nostra questa, una paura un po' di finire come questa mendicante, però in realtà andrà a finire bene con questa persona, perché vedete è uscita questa carta del 9 di coppe, quindi della beatitudine, di tutto quello, della soddisfazione in tutti i settori, vedete queste coppe colme e poi questo carro, cioè qualcosa che trionfa. L'amore in questo caso che trova, quindi secondo me è un problema nostro della paura di fidarsi di nuovo in amore, ma questo re di bastoni potrebbe essere veramente quello giusto, quello comunque duraturo, un amore duraturo per noi. Ok, quindi io direi bene in amore, molto bene, il nuovo amore arriva. Benissimo, io saluto gli amici del nuovo amore e passo a chi ha scelto a una situazione amorosa complicata o aspetta un ritorno. Prendiamo l'altro mazzo e vediamo. Allora vediamo perché aspetta un ritorno o chi è in coppia ha dei problemi con la persona con cui sta. Vediamo per gli amici dello scorpione cosa c'è per i prossimi due mesi. Abbiamo gli amanti, cavaliere di coppe, il re di spade. Beh, qui direi che abbiamo una situazione amorosa sfolgorante, o almeno era sfolgorante quando è cominciata con questa persona, perché vedete che c'era gli amanti, l'offerta amorosa da parte di questo re di spade, quindi c'era una situazione amorosa molto bella, che inizialmente era cominciata benissimo, che sembrava che andasse sempre meglio, ma poi evidentemente qualcosa è andato male. Vediamo. Intanto questo re di spade è un segno d'aria, potrebbe essere un bilancio, un acquario, un gemelli. Sviluppiamo un po' questa situazione e vediamo che cosa potrebbe accadere con questa persona con cui sembrava che le cose andassero bene, ma poi non è stato così. Quindi sviluppiamo la prima carta, questa degli amanti.
Temperanza. Diavolo. Luna. Quindi, come dicevo, inizialmente c'era questo rapporto che sembrava promettere fuoco e fiamme, sembrava che Cupido avesse scoccato la freccia dell'amore, c'era qui la proposta amorosa, però le cose si sono interrotte. Allora, potrebbe essere stato magari inizialmente che questa persona vi ha fatto tante promesse, sembrava che fosse innamorata di voi, vi prometteva dell'amore, ma poi quando ha visto che voi siete cadute nella sua trappola, quindi vi siete innamorati o innamorate, all'improvviso si è raffreddato, come se avesse ottenuto quello che voleva e piano piano si è allontanato. Quindi la relazione praticamente è finita lì, cioè non c'è stato uno sviluppo, è finita sul nascere. Mentre per altri di voi la relazione si è consumata, ma poi si è interrotta. C'è stato un rapporto molto passionale con quelli di voi che hanno proseguito la relazione, ma che poi purtroppo si è interrotto. Questa persona non era chiara, vi nascondeva delle cose, o comunque delle cose di questa persona non vi erano chiare, e la situazione si è interrotta per tanti motivi, per colpa sua soprattutto, però si è interrotta. E qui abbiamo questa temperanza che ci indica che effettivamente è passato del tempo da quando si è interrotta la relazione. Vediamo che cosa può accadere. Cosa può accadere ancora con questa persona. Vediamo in prossimità del cavaliere di coppe. Cosa può accadere? Quindi qua parliamo di una situazione adesso interrotta. 6 di coppe, 7 di denari, fante di denari. Allora, pare che questa persona abbia buone intenzioni con voi, che voglia ritornare nella vostra vita, perché vi pensa con nostalgia, cioè dice questo 6 di coppe. Quindi magari al mattino appena sveglio, la sera per andare a letto, rivolge un pensiero a voi con ardore, anche con molto ardore, ripensa ai vostri occhi, alla vostra bocca, al vostro volto, ancora vi pensa con ardore, con amore, e ha in mente di rifarsi vivo con voi, comunque di palesarsi, di lanciarvi un messaggio, come se aspettasse il momento giusto per fare questa cosa. Quindi vi sono in arrivo per voi delle buone novità proprio da parte di questa persona. Vediamo in prossimità del re di spade cosa ci dicono le carte. Cosa farà questa persona? Metto qua le carte, spero che si vedano. Che farà? Abbiamo un re di coppe, un 9 di spade e abbiamo le stelle. Allora, in questo momento lui vede come una stella irraggiungibile ed effettivamente adesso è un po' fermo, cioè non ha ancora preso una decisione non ha ancora preso una decisione effettiva. È possibile che stia frequentando un'altra persona in questo periodo. Questa persona non è importante per lui come voi, però è possibile che stia frequentando una o più persone in generale. Possono essere delle amiche, ma anche magari qualcuna di queste potrebbe anche essere una con cui ha un flirt, un inizio di relazione, un qualcosa. Cioè una persona, più persone che frequenta, magari può anche darsi che frequenta un gruppo di persone, non è detto che sia una persona sola. E diciamo che vi pensa, vi vede lontani da lui, è come se avesse perso le speranze di riconquistarvi.
Vediamo se effettivamente però farà qualcosa questa persona. Sì. Allora, prenderà la decisione e si farà vivo con voi, nonostante tutto, perché è uscito l'asso di spade e l'asso di coppe, quindi la coppa dell'amore e la chiarezza di intenti. L'imperatore, quindi la persona orgogliosa e testata che però alla fine decide, quindi in questo caso decide per voi, quindi sicuramente si rifarà vivo. Voi che avete scelto, cioè voi che siete, che aspettate il ritorno ci sarà. Le carte non hanno tempo, non vi so dire precisamente, però io credo non prima di 2 mesi. Vi do un messaggino. Basta un raggio di sole a illuminare una giornata buia. Basta poco. Io credo comunque che questa persona si rifarà vivo con voi molto presto, perché ancora vi pensa. Questa persona che sta frequentando, queste persone che frequenta non sono come voi per lui. Voi siete il suo astro, siete voi il suo astro, il suo sole siete voi. Benissimo, io vi lascio, spero che insomma la stessa vi abbia corrisposto in qualcosa e noi ci vediamo la prossima volta. Alla prossima, ciao!